Italia ha posto come priorità lavorativa, da quando ci siamo fondati, la scuola, e la scuola, tra gli aggettivi che può avere come accompagnamento, è senza dubbio una scuola laica. Crediamo che per cercare di costruire una scuola laica si debba partire anche dal contesto, dalla popolazione scolastica, che è cambiata e sta cambiando in maniera rapida, e dunque a partire dal fatto che sempre più studenti provengono da culture, in particolare culture religiose differenti da quella che ha senza dubbio formato l'Italia da un punto di vista storico, culturale e religioso, quindi l'Italia cattolica quale poteva essere l'Italia di 50 anni fa, ripartendo proprio da questo fatto e quindi da una popolazione studentesca sempre più variegata e quindi proveniente da culture religiose differenti, crediamo che sia opportuno dar spazio e dar voce a queste culture religiose anche differenti. Dunque Benvenuti in Italia si è impegnata affinché vi sia uno spazio nella scuola dell'Italia di oggi per appunto dare voce e dar credito a queste culture religiose differenti. Crediamo che una disciplina come la storia delle religioni possa essere uno strumento per valorizzare queste culture religiose al plurale, la storia delle religioni come strumento per costruire cittadinanza e per provare a impegnarsi in questo pluralismo culturale e religioso, che non è un obiettivo, non è un modello, non è un dato normativo, ma è una realtà di fatto da cui vogliamo partire.